la donna morta e risorta. Le mie iniziazioni sono state le mie premorti. Morire alla vita materiale e rinascere alla vita spirituale. Lei si chiama Tarika e ha una storia incredibile. Viene da Firenze, è morta un anno, è morta a 28 anni e ha avuto queste esperienze e poi è diventata una vera e propria medium. Ma non solo medium, pure strega. Sono riuscito ad averla qui con me per oggi. Ho un miliardo di domande da farle e non vedo l'ora di vedere dove andrà a finire questo video. È assurdo pensare di passare all'aldilà e tornare indietro per raccontarlo. E soprattutto tu ci sei tornata con un dono, che è quello di essere una medium. Esatto. Mi racconti quando è stata la prima volta che sei morta? Diciamo che la prima volta ero molto piccola, avevo un anno, quindi... Eri piccolissima! E di quello ricordo niente, so che è accaduto e quindi so che fin da piccola avevo già una sensibilità particolare. E tu sei morta quindi a un anno? E a 28 anni. E a 28 anni? Quella me la ricordo. Vorrei, per fortuna te la ricordi, perché ci sarebbe un po' un problema. Però a un anno quindi te l'avevano raccontato le persone che erano intorno a te in quel momento? Anche se ho memoria anche di quando ero molto piccola, perché quando rompi un po' il velo sviluppi un po' delle sensibilità particolari. Però sai perché a un anno c'è stato questa... Sempre per la solita motivazione. Io ho sofferto di gravissimi problemi asmatici, okay. Quindi sono stata proprio... Hai avuto un attacco di asma? Micidiale, di quelli tremendi, mi hanno intubato, tendersi... E quindi ti hanno preso per i capelli, ti hanno riportato tra di noi. Esatto. È da subito che tu cominci ad avere queste particolarità, questi poteri un po' diversi dal solito? Allora, io inizio a prenderne coscienza, diciamo, 6-7 anni. A 6-7 anni tu capisci già di essere un po' diversa? Sì, di vedere, e poi divento improvvisamente super sonnambula, quindi venivo portata a giro dagli spiriti la notte. Che roba, cioè io penso a te a 7 anni, non ti sei spaventata? Era quasi più normale per me essere in contatto con questo tipo di energie che non nelle cose reali. Mi trovavo peggio nella relazione con le persone vere? Ti giuro. Adoro. Allora, perché penso che tu dici sto bene con i miei spiriti guida? Ma tuttora. Tuttora ancora meglio delle persone, vorrei vederli anch'io onestamente. Sarebbe una cosa che a me piacerebbe molto sviluppare, ma non si può sviluppare, vero? Questi doni si aprono, a me mi si sono aperti con la premorte. In altri casi si aprono dopo shock forti, no? Ho sentito altre persone che hanno avuto uno shock e quindi si è aperto un po' il velo, si è rotto il velo fra le dimensioni, ma vanno anche coltivati, quindi un po' si possono coltivare. Infatti ho visto una tua intervista dove tu dici che è come andare in palestra, ovvio io ho la capacità di tirare sui pesi, però se non mi alleno, esatto, dopo un po' non tiro più su niente, tiro su una matitina e finita lì. Comunque tu, sin da piccola, cominci ad avere questa interazione con quelli che tu chiami spiriti guida. Che sono tipo gli angeli? Ci sono tanti modi per descrivere questa entità. Allora, io non ho incontrato angeli, okay. Quelli classici. Okay. Con le ali, compagna cantante, aureole e via. Ecco, altri dicono di sì, mi fido. Io no, non ho mai visto neanche uno. Però ho incontrato entità, a volte erano... bambini, spesso bambini. È buffo che mi fai riflettere che da bambino arrivano più bambini, no? O nei luoghi o qualcuno mi faceva compagnia, semplicemente compagnia. Mio padre vegliava perché... Proprio... Ma tu giravi per la casa o uscivi di casa? Anche uscivo. Ah, davvero? Ma secondo te chi è che ti portava in giro? Qualcuna di queste entità, perché allora rispetto alle entità diciamo che siamo super protetti. Finché siamo in veglia, siamo nel corpo, siamo forti, non c'è problema. È chiaro che quando si abbassa la soglia, se hai una porta aperta, spalancata come l'avevo io inconsapevolmente allora, c'è un'interazione che diventa più forte. È una cosa particolare perché tu parli spesso di queste spiriti guida che stanno, ognuno ne ha uno o almeno più di uno. Almeno uno. Lasciamo e abbiamo uno spirito guida. E meno male, anche più due. E com'è che ci aiutano? Allora, tantissime testimonianze l'avrei anche sentita anche tu. Sono quelle per esempio di molte persone che io ho incontrato anche durante le mie sedute di contatto che dicono, sai, ho avuto un incidente tremendo, mi sono sentito trasportare via e sono miracolato, no? Lì proprio è il tipico intervento dello spirito guida.
Quando non è il tuo momento di morire, loro ci sono. Intervengono e bloccano tutto. Assolutamente, e ti proteggono. Però poi arriva questo tuo momento a 28 anni dove hai una nuova esperienza per morte. Attacco d'asma è stato. Sì, terribile, quello davvero. E lì ti posso proprio descrivere l'esperienza. Come è stato? Bellissimo. Io guarda, non so, veramente ogni volta lo dico, già sono sei strade tu. Ovviamente c'è stata la fase in cui ho sentito che questa volta stavo veramente molto male, no? Okay. Perché quando uno è abituato ad avere un disagio come questo, magari sa avvertire quando è parecchio grave, meno grave. Quella volta proprio mi ricordo un momento in cui ho detto, questa volta non ce la faccio. Quindi ho iniziato a usare le medicine, sì, prima che arrivasse la tua ambulanza e tutto il resto, sentivo proprio che iniziavo ad aver paura, non dell'aldilà che conoscevo di già, ma del corpo che non rispondeva più. Quindi quella sensazione lì è terribile. Poi pian pianino appunto sono arrivata, mi hanno infilato tutta la roba e io lì a un certo punto ho sentito il corpo come se faceva crack, pum. E subito dopo, bellissimo, un silenzio. Una pace, una cosa meravigliosa. Non c'era più dolore, non c'era più niente, c'era proprio... Non so come dirti, per me il paradiso è questa luce, questo vuoto e questa pace assoluta. Non più dolore, ma te c'eri. Quindi ti rendi conto che esisti, ci sei, stai benissimo. La fase dopo ho iniziato a interagire con un'entità, che era quella che mi doveva un po'... secondo me convincere a ritornare in qua, che racconto sempre questa storia. E lì ho fatto un monte di domande, ho goduto di tutta quella bellezza. Cosa parlavate? Io gli spiegavo che non c'avevo più voglia, che tutti i dolori... Non voglio tornare, voglio stare qua. Voglio stare qua, ho fatto quello che dovevo fare. Lei mi diceva, no, guarda, c'è da fare parecchio, c'è da raccontare tutte queste cose, c'è da essere felice poi. Pensa che cosa bella. Quindi vedi che la felicità è anche, ho capito, è il mezzo di evoluzione spirituale migliore che abbiamo, no? Quindi la sofferenza fa parte della vita, ma la felicità è proprio qualcosa di importante da coltivare. E poi a un certo punto è come se ho sentito il dolore di mio padre, sono molto legata a lui. E ho visto questa mia amica che dormiva accanto a me, lì era notte, e sono rientrata. Come proprio una vertigine. E sei tornata dentro. E quanto è durato, secondo te? Il tempo che io ho percepito là? Due ore? E invece nella realtà? Tre giorni. Stai scherzando? Tre giorni? Quindi tu sei morta per tre giorni? Sono stata attaccata alle macchine, non sono stata morta, andavo, tornavo, cioè registrata, sai, riparte, ritorna. Oh mio Dio! E tu, il tuo spirito guida, quindi interagisci con lui o lei? Allora, è un lui, okay. Ma sai, ci danno l'aspetto che... Che voglio, no, okay. Sì, che serve anche a noi per avere più familiarità. Ci interagisco un po' quando vuole lui, ma lo sento costantemente. Cioè, per me è una presenza continua. E, per esempio, qua ci sono varie persone in questa stanza. C'è la tua manager, la mia manager, c'è il cameraman, ci sono io. Quando sei entrata, hai avuto una sensazione, qualcosa? Hai avuto un'interazione o ti devi mettere nell'ordine delle idee per connetterti con queste entità? Oh, ecco, molto bella questa domanda che mi fai. Quando sono entrata ho sentito l'energia dello spazio, ho detto, bello, il mio sacrale. Okay. Poi mi sono concentrata su di te, perché ci siamo incontrati. Ecco, se ora io un attimo mi rilasso, posso iniziare a sentire chi c'è vicino a te e inizio a sentire se c'è un uomo, una donna, forma può avere. Dopo possiamo provare, secondo te? Perché sarebbe una cosa molto curiosa per me, specialmente perché mi domando, sono consapevoli che tu le vedi? Gli spiriti guida sono sempre felici e quindi magari quando poi si fa il contatto inizia una conversazione. Più che conversazione danno un messaggio, li canalizzo, mi piace incorporarli e farli parlare. Quindi parlano attraverso di te? Sì. Tipo un po' come nei film, posso dire la verità? Sì, certo, chiaro. Però io non cambio voce. Ah, non è niente di... Non faccio queste cose. Non è niente sciamano, cose del genere, ok. Però chiudo gli occhi e arriva questo messaggio che è veloce, molto bello, di normale, perché sono spiriti di luce, no? Sono i nostri amici speciali, c'è un monte d'amore che condividiamo con loro costantemente. Ed è una cosa pazzesca perché io ho visto alcune tue interviste e tu dicevi
che a un certo punto sei entrata in questa scuola, o comunque una sorta di accademia, si può dire così, che ti ha aiutato a migliorare queste tue capacità. Come che l'hai trovata? No, meno male, ti trovano secondo me. Ah, davvero? Sì, perché diciamo che gli spiriti usano delle vie anche un po' particolari, come mi dicevi prima, intervengono in caso d'emergenza, oppure parlano il linguaggio della sincronicità. Quindi in qualche modo se te chiedi aiuto, e io lo chiedevo perché mi sentivo che mi succedevano troppe cose, non sapevo anche condividerle. E ovviamente ne parli, tuo padre ti dice sì, non ti preoccupare, non le voglio sapere, no? Quindi tu hai cominciato questo percorso scolastico, comunque di istruzione. I sudamericani hanno molte scuole di spiritismo. È vero. E io ho avuto la fortuna che ce n'era una a Firenze molto attiva. E facevo dattata mentre mi laureavo ad una signora che lei mi guardava e mi faceva: ma te, secondo me... sei un po' particolare. In effetti vedo gli spiriti. Vieni, vieni. Va bene. E tu hai fatto questo percorso scolastico per quanto tempo? Allora, sono stata 5 anni con loro, bellissimo, anche se molto impegnativo, perché 2 volte a settimana si facevano gli spiriti dell'errore, quindi quelli un po' negativi, poi gli spiriti di luce, poi si faceva il contatto con i defunti, e io ero una delle poche che vedevo, quindi medium visivi eravamo 3. Tu dopo, a 28 anni, cambi un po' la tua vita? La tua vita ha un cambiamento dopo questa esperienza? Sì, diventa proprio completamente dedicata a questo. Ah, tu abbandoni tutto quello che facevi? Una parte della mia attività normale continuo a farla, io insegno anche, perché mi piace stare anche un po' nel mondo, e poi mi piace stare con i ragazzi, insegno all'università. Cosa che insegni all'università? Pensa moda. Adoro, davvero? La medium che fa la moda! Che figata! Storia della moda. Io avevo una professoressa di storia alle superiori, una persona molto interessante, secondo me sarebbero da controllare chi fa storia della moda, perché siete personaggi un po' particolari, però lei era più cattiva, proprio maligna. E quindi ho visto che hai aperto anche una tua accademia. Sì, 10 anni fa. Esatto. 10 anni che hai questa accademia? Come li trovi i tuoi adepti? Ma molte persone vengono proprio per il lutto. Per il desiderio di ricongiungersi, di sentire una continuità nell'amore. Quindi parecchie persone vengono per quello, altri vengono perché hanno delle sensazioni, perché comunque sentono che percepiscono il mondo delle energie o dell'aldilà e lo vogliono un po' più coltivare o anche familiarizzare. Viene mai qualcuno a chiederti: io voglio parlare con questo mio zio che è morto, bla 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 bla, e tu ci provi però non funziona, non riesci a interagire? No. Riesci sempre? Riesco, ma non perché riesco io, perché gli spiriti desiderano avere dei portali e non siamo tantissimi. E succede spesso che la persona vuole un altro messaggio. Ah, ok. Capito? Quindi quello purtroppo il problema che a me accade è che c'è lo spirito che dà un messaggio, la persona che ne vuole un altro. E nel mezzo non è che si sta proprio bene, perché io per esempio sono più interessata a far star bene lo spirito che a quell'unica opportunità in di comunicare effettivamente. Sì, molti vengono perché vogliono cose materiali, mentre per loro parte delle cose materiali per fortuna sono un po' più risolte. Cosa vuol dire materiale? Chiedono cose materiali, cosa devo fare con questo, cosa devo fare. Ah, con... tipo proprio Vanna Marchi, compagna cantante, ciao Vanna se ci guardo. Cioè ti chiedono cose del genere? Però non so se funziona così. Vero? Non funziona per niente così. Quindi lo spirito magari che vuole dare un messaggio d'amore, a volte anche chiedere scusa per delle cose, dire che sta bene, rimane un po' lì. Gli spiriti non ti danno previsioni sul futuro, quindi? No. Allora, gli spiriti guida diciamo che ce lo fanno capire un po'. Ok. Non interferire è importante, guidare è un'altra cosa, non è interferire, no? A volte anche quando uno ti dà un futuro, un pochino ti ci fa andare in quella direzione, capito? E però mi piace anche fare rituali connessi al passaggio delle stagioni, i rituali di connessione agli elementi della natura, i rituali con la luna. Hai una congrega di altre tue amiche e colleghe? Un po' di persone, sì. Davvero, con i quali fate questi rituali? Sì, sì, siamo un po' di persone. Che figata, è una cosa che a me è sempre incuriosito, perché so che ci sono persone che hanno doti particolari, e pensare che
si riuniscano e si connettano all'energia della natura, tutto questo per me è molto curioso. E un rituale che preferisci fare qual è? Ovviamente quello della notte dei morti. Davvero? Funziona? Che non è Halloween, no? Perché per noi è Samhain, ma è quella notte lì. Ok. E in quella notte lì ognuno si riconnette a uno dei suoi antenati, okay, che onorerà per tutto l'anno. Ah, oh, wow! E diventa un'interazione bellissima. Sai che a volte poi riguardi l'anno e ti rendi conto che ti sono accadute delle cose simili. Collegate a quella persona. Bello. E poi quello dell'amore a maggio. Ah, come funziona quello dell'amore in maggio? E lì c'è tutta una danza, il palco. Davvero? La celebrazione del... Ma è per attirare l'amore o attirare una persona specifica? L'amore. Ah, ok. Non vai a fare sortilegio sulle persone. Io sono una strega buona, bianca. Ma ci sono le streghe cattive, le hai mai conosciute? Certo, c'ho anche un'amica. Che è cattiva lei? Ci vuole. Eh beh, però ci vuole il male e il bene, però tu intendi cattiva nel senso che è una mezza stronza o è o è perché usa la magia nera? Usa anche la magia un po' negativa, ma sì, infatti non sta bene e io ne sono vicina anche perché mi spiace, no? Ah, ok. Ma tu quando parli di magia nera, cioè con cosa consiste? Cerca di controllare le persone? Sì, o di legare le persone, di modificare i destini, o insomma, laddove c'è manipolazione non ci può essere evoluzione, no? Hai mai avuto interazioni con entità negative? Sì. Capitano per sbaglio o è perché magari qualche persona ha un'entità negativa con sé? Allora, le entità negative e positive sono qui simultaneamente. Ah, ok. Ci sono sempre. Per me imparare a filtrare, visto che ho la porta molto aperta, quindi saper dire di no all'entità negativa è parte dell'allenamento, capito? Ah, ok. E hanno dei messaggi o tu le percepisci solamente come negative? Beh, certo. Ah, si parlano? Ti minacciano. Ah, davvero? Ti fanno paura, cercano di destabilizzare un po', si nutrono di certe energie, no? Ne vedi qua? No. Madonna. Se le vedi dopo dimmelo. Sì. Se le vedo dopo ci piace, ci parlo un po'. Ci parli poi e ci senti, dai. Abbandona sto cristiano qua che non ne potrà più. Che ne ha già abbastanza di quelli vivi. Sì. Ma si possono scacciare, si possono eliminare? Ci si può trattare, diciamo. Okay. Come deve essere molto... Io sono qui, te sedi. Spesso quando vado anche a purificare le case, i luoghi con... fantasmi. Alcune di queste entità negative sono solo rimaste un po' bloccate. Sai, a volte uno rimane bloccato in degli stati negativi, quindi provi un po' a parlarci, a mandargli un po' di buona energia. Può funzionare, può non funzionare. Qual è stata la tua esperienza che più ti ha spaventato? Ce n'è una? Sì, allora da bambina mi hanno spaventato tantissimo. Anche perché ero una bambina. Non le capivo, sì, non sapevo che fare. Da grande a volte entro in contatto con un'energia che è parecchio negativa. Poi sai, noi le raffiguriamo con la nostra mente. È interessante. Cioè, quindi è come se quando ti si manifesta un'energia negativa o un angelo, gli diamo una visione noi, secondo me. Perché la nostra mente non sa codificare certi tipi di entità, però è come se sento proprio molta paura e so che sono tempi difficili quando vedo queste entità. Di particolarmente negative che si hanno... Sì, che poi ho capito sono accadute tutta una serie di cose abbastanza pesanti. Però io ce l'ho da aprire all'inizio. Io voglio chiederti di provare a vedere se c'è qualcosa in questa intorno a me o intorno alle persone che sono qua. Se per te è ok. Proviamo. Se vuoi provare, perché... se non succede niente, no. Semplicemente andiamo alla scena, boh. Sì, ok. Delle cose te le voglio dire. Ah, fuori telecamera? Ok, preferisco. Ok, nessun problema. Allora, quello che sento in questo momento qua è, appunto, ti ripeto, molta neutralità. Ok, come se c'è uno spazio di neutralità. Potresti un attimo aiutarmi rilassandoti un po' e cercando di... Ok. Voilà. Vedere se qualcuno vuole un attimo più avvicinarsi. Ok. Le entità invece, gli spiriti, sono una cosa un po' diversa, è proprio come quando ti senti osservato da qualcuno. Ok. Ok. E hai proprio la chiara sensazione che lì c'è una presenza, con una sua volontà in qualche modo, non la paura che ti viene magari da un'energia che ti fa star male. È una domanda un po' particolare questa, ma dopo aver visto e aver percepito quanto bene si stava, non ti è mai venuta la voglia di tornarci prima del dovuto?
perché lo so che è una cosa assurda. Cerco di praticare meditazione o fare esperienze che mi permettano di essere molto in contatto con l'altra dimensione. Le frequento il più possibile. Ho capito. Quindi tu sei tornata per raccontarcelo, però tante persone si dovrebbero fidare della tua esperienza. Quando arriverà il nostro giorno proveremo anche noi questa sensazione.